Carissimi amici, siamo ad Olegnano, nella splendida zona dei Colli Orientali. Siamo all'ottava edizione tra Dolegnan e le Badie, una zona stupenda in mezzo ai vigneti dei Colli Orientali, i migliori vini d'Italia. A presentare questa manifestazione, ma soprattutto il luogo, avremo Anita De Canutti, che è la storica del paese. Buongiorno a tutti. Dolegnano è una piccola comunità posta a 20 km da Udine e a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. Questa è una comunità che rientra nel comune storico del Triangolo della Sedia. Dolegnano è un nome di derivazione slovena e significa Dolegni, luogo posto in basso, ed ha la stessa radice di dolina. Notizie fin dall'epoca romana ricordano Dolegnano, ma la prima menzione importante è quella del 1070, quando il conte Irmel de Flachberg donò all'abbazia di Rosazzo 6 mansi, 3 di questi appartenenti a Dolegnano. E per ulteriori notizie, alla prossima. Adesso vi presentiamo la chicca, quella che è la più giovane. Brava. Ha compiuto 25 anni da poco? Quanto? 87 anni ed è piccola. Andavo a picconare il piombo, cercare balini. Avevo 3 fiori che ho fatto il vasetto a raspare le rumatele per trovare i balini. Miseria dei matti. Riscaldamento sulle spalle, tutto. Secondo me sta cercando di assicurarsi la pensione. Una roba che prova di tutto, miseria ma tanto amore. Bravissimo. Tanto amore col mio marito, con i miei fiori. Hai capito? Questa è la dichiarazione per il futuro. Bravissime, grazie. Cena. Lei mi spegneva la luce ed andava via. Io rimanevo da solo ed avevo paura. Abbiamo trovato un gruppetto di bimbi che sono arrivati qui al 4 chilometro sull'abbazia di Rosazzo, uno spettacolo indimenticabile per i nostri occhi. Ma da dove vieni tu? Trieste. Da Trieste, com'è andato il percorso? Bene. Bene? Sì, sì. Quindi ti è piaciuto? Sì. Sì, un bellissimo territorio. E voi due di dove arrivate? Di Villeneuve. Di Villeneuve, lui arriva. E tu? Di Dolegnano. Di Dolegnano, quindi cose di casa nostra. 3 bimbi, stanchi? Pierino, allora, sta maltrattando il prosciutto qui, perché gli amici che sono intervenuti quest'oggi sembra piaccia moltissimo. Cosa ci dici? Ma... Tutti dicono che è favoloso, che il prosciutto è buono, e noi siamo molto contenti, anzi per sentire queste parole ci stimola a andare avanti, a fare di meglio e sempre più e sempre meglio. Allora pesetta, eh!
sempre qui al mega ristoro dell'abbazia, abbiamo trovato due genitori che hanno capito molto bene quale sarà il futuro, ma soprattutto quelle che sono le fatiche dei papà in questo contesto. Voi dove siete? Io di Bertiolo, con tutta la famiglia. È da Tarcento? Da Tarcento, una bellissima giornata, dei ottimi percorsi direi, eh? Raccontateci qualcosa di quello che avete visto. Beh, intanto vigneti dappertutto, no? Un bel po' di verde e tantissime persone, siamo rimasti colpiti, cioè continuavamo a essere superati stranamente, ma... Beh, il fatto di essere superati è per far bella figura agli altri, sì, no? Questa è sempre la scusa, sì. Ma poi sentite una cosa, ci stiamo rendendo conto che il nostro Friuli è veramente bello più di quanto ci si aspetti? Sì, indubbiamente, queste zone poi sono spettacolari. Adesso alla Basilica abbiamo un altro gioiello di questo territorio. Sì, siamo immersi nel chiostro della Basilica di San Pietro, che viene costruito nel Medioevo, circa nel XIII-XIV secolo, e rimangono pochi affreschi ancora da vedere. L'abbazia da questo momento assume un'importanza economica oltre a quella spirituale, estendendo la proprietà dai Colli Orientali fino all'Istria. Palazzo Trento, di proprietà della nobile famiglia di Giuseppe Sartorelli, conosciuto meglio ad Olegnano come Conti Trento. Questa famiglia nobile resterà per lunghi secoli il centro di riferimento dell'economia di Dolegnano. Una particolarità nella ricorrenza della Prima Guerra Mondiale, proprio dietro a me saranno allestiti a partire da luglio 1915 i reparti dell'ospedale della Croce Rossa Britannica, che poi sarà descritto da Hemingway nel suo famoso romanzo Addio alle armi. Per molti secoli l'economia della comunità di Dolegnano resterà agricola, prevalentemente come coloni della famiglia Trento. La grande svolta si verificherà dopo la terza guerra di indipendenza, quando il tracciato del confine sarà posto sul fiume Iudrio e i seggiolai di Mariano saranno costretti ad emigrare o a chiudere le aziende a causa dei tassi doganali che l'Italia imporrà sui loro prodotti. Qui giungeranno da Mariano e da Corona diversi seggiolai che avvieranno aziende, o meglio botteghe di seggiolai. Se mi manca
Carissimi amici, siamo giunti così alla conclusione di questa stupenda, direi una grandissima giornata di sport qui a Dolegnano, questa ottava edizione tra Dolegnano e le Badie. Ercole Pontone è il capogruppo degli alpini di Dolegnano che ci dà il risultato finale. Il risultato finale è che abbiamo sfondato quota 1000, siamo giunti a 1016 partecipanti, quindi è andato oltre le nostre previsioni e speriamo che questo sia un buon viatico per le successive edizioni. Io ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, speriamo che siano stati contenti, posto meraviglioso, giornata meravigliosa, meglio di così ci muore. E allora l'appuntamento è a domenica 5 luglio a Bueris, il Sal dai Cross. Questo è il prossimo appuntamento, sempre nelle zone meravigliose del Medio Friuli.